amici, oggi voglio tornare ancora nel mondo dei computers. Quando si tratta di trovare giochi per computer, sapete, ormai le esclusive sono veramente poche, perché ormai fanno uscire soprattutto titoli multipiatta, ma quando si tratta di avventure, punta e clicca, stile un po' classico, forse è il caso di dare un'occhiatina a questo ottimo titolo che riguarda il soggetto numero 13. Ahia, un numero che porta rogna e forse potrebbe interessarvi se amate il genere, ma tra l'altro fatto da una nostra grande conoscenza delle avventure, colui che ha creato il gioco Flashback. Minchia, ma che stai facendo? Non devi farmi venire a vedere questo benedetto gioco. E allora io? Perché non devo esserci? Tu sei fuori! Così sarebbe una buona idea se mi unisco a te, non credi, amico? Perché devi sempre interrompermi ogni volta che sto facendo una registrazione? Ma comunque sì, ti avrei chiamato lo stesso, dai. Vieni a vedere, è soggetto 13, riguarda una bella avventura. Ti piacerà sicuramente, eh? Allora, sarà interessante vedere il soggetto 13. Aspetti, vieni. Quando si tratta di scoprire giochi sconosciuti, rilasciati da poco, ok, ce n'è uno che è stato rilasciato proprio il 28 maggio del 2015 per computer, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di Subject 13. La storia ci vede nei panni di Franklin. Una sorta di uomo che si è risvegliato all'interno di una misteriosa struttura tecnologicamente avanzata. Non sa chi è, non sa cosa deve fare nella vita, sa soltanto di essere il soggetto 13. Ma la storia vi svelerà dei colpi di scena veramente incredibili. Vediamo la grafica come da tradizione. Graficamente posso dire che il gioco si presenta molto bene. Sto facendo vedere la versione per computer, che è molto buona. E posso dire che è tutto realizzato in 3D. E ci sono alcuni scorci di ambientazioni che sembrano disegnati in 2D, anche se a dire la verità a me mi ha dato l'impressione che siano in finto 2D. Ma si può dire che sono fatte molto bene le ambientazioni, proprio apocalittiche, misto ad elementi tridimensionali, proprio fantastici. Poi addirittura i personaggi realizzati in 3D, un po' come il classico Siberia 1 e 2 ovviamente. E posso dire che sono fatti molto bene, ottimamente animati e ben ispirati. Insomma, in due parole si può dire che graficamente il gioco è fantastico, soprattutto se siete dei veri nerd. Per l'audio abbiamo gli effetti sonori che sono studiati molto bene in modo da coinvolgerti in questa realtà virtuale. Poi anche le musiche di sottofondo non sono molte purtroppo, sono pochine, è vero, ma cercano esse stesse di rendere l'atmosfera molto più angosciosa e anche certamente molto più inquietante in certi punti. Poi il doppiaggio in lingua inglese è stato fatto molto bene, uno dei pochi casi in cui nei giochi per computer il doppiaggio in lingua inglese è fatto ottimamente. A team? What are you talking about? And where the hell are we? Please calm yourself. You are in your new home. It'll take time to get used to this Subject 13. You will receive instructions as we go along. Stop calling me that. I have a name. Per la giocabilità, Subject 13 cos'è? Come avrete capito, anche questa è un'avventura grafica, punta e clicca. Qual è il vostro scopo? Semplicemente muovere il vostro protagonista, Franklin, all'interno delle ambientazioni e cercare di spostarvici, risolvere enigmi, trovare indizi per andare avanti al prossimo enigma. E come in ogni gioco che si rispetti, gli enigmi non sono facili da risolvere.
diciamo, certo ce ne sono alcuni che sono abbastanza facili, certo poi ce ne sono tanti altri in cui dovete anche addirittura andare a caso per cercare di risolvere la questione, ma si può dire che in generale il gioco si presenta molto bene, con una difficoltà abbastanza elevata e una storia che sicuramente vi lascerà sbigottiti, certo se voi adorate il genere delle avventure grafiche. Ma se siete tipi che preferiscono i giochi d'azione, allora niente, lasciate stare. Il mio consiglio è di recuperarlo. Oltre a esistere l'ottima versione per PC scaricabile da Steam, c'è anche una versione per PlayStation 4 e Xbox One, anche se scaricabili da Steam. E se non lo sapete, questo gioco l'ha fatto lo stesso autore dell'ottimo Flashback, che vi ho già recensito per il Mega CD e Philips CD-i. Quindi, quando si tratta di quel grandissimo programmatore, è una garanzia. Ci vediamo al prossimo video, amici, e spero che non siate voi il soggetto 13. Speriamo di no. Spero di no anch'io. Non voglio mica essere io il soggetto 13. E nemmeno io. Good. You're doing very well. The faith I have placed in you is finally going to pay off. Finally? What are you talking about? I have long known of the potential of your intellect, Subject 13. But that is of no importance. At least not for you. How about we begin with a small challenge to stretch the neurons? What choice do I have? Life is only a matter of choice and probability, Subject 13. We simply have to learn to adapt to the consequences. You do know the game tic-tac-toe? Like everyone, I guess. Then it will be a piece of cake. The aim here is to inverse the usual rules. You have to press 6 buttons, but never form a complete line. It certainly shouldn't pose any problem to such a brilliant researcher as yourself. Ex-researcher.